Mi trovo al circuito di Imola, uno dei pilastri della Motor Valley, e sono qua per l'evento Historic Minardi Day. Registrerò i suoni di molte auto, tra cui molte di Formula 1, quindi 6 cilindri, 8 cilindri, 10 e 12 cilindri, suoni completamente diversi, ma tutti unici e fantastici. Sentirete suoni che molti hanno già sentito in TV e sono i suoni che hanno fatto emozionare milioni di persone, milioni di appassionati di motorsport. Non sarà facile fare una buona registrazione perché è veramente pieno di gente. Eccola qua, la Ferrari di Prost. Quello che ho ascoltato è musica per le mie orecchie, suoni veramente memorabili, fantastici, che hanno accompagnato i migliori anni della Formula 1. E ora questi suoni purtroppo non si possono più sentire, perché tutte le modifiche che hanno fatto, i motori sono molto diversi da quelli degli anni passati e non permettono, diciamo, emozioni di questo tipo, emozioni che si possono sentire solo dal vivo. Io in qualche modo spero di averli registrati bene, di dare un piccolo contributo a quello che è un'emozione pura, un'emozione che dà il motorsport, che è anche il suono. E questa è l'auto originale di Tazio Nuvolari, che nella storica corsa la finì senza il volante e utilizzò una chiave inglese al posto di esso. Peccato che non possiamo sentirla in moto. Una giornata strepitosa, emozioni fortissime. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!